nostro spirito, il nostro cuore desidera la sua presenza, ed è veramente così. Niente può saziare, niente può dissetare quanto la bellezza, quanto la presenza del suo spirito. Però dobbiamo anche andare avanti, ok? Perché questa sera abbiamo un limite di orario che ci dà l'albergo, domattina saremo un po' più liberi. Allora, questa sera dedicheremo questa sessione alla ministrazione nella parola di Dio, e domani mattina invece avremo un tempo dedicato all'amministrazione e alla guarigione. Amen? Prima vorrei dare una brevissima informazione che riguarda la scuola ministeriale, perché tanti mi dicono: ma io mi sono iscritto, non mi è ancora arrivato la mail. Allora vi voglio dire perché. Giovedì sera farò una diretta, l'ho messo su Facebook e vi daremo tutte le informazioni. Abbiamo preparato anche un tutorial in modo che si possa vedere come accedere. Stiamo preparando tutto, però noi non ci saremmo aspettati un numero vicino alle 700 iscrizioni. E quindi la segreteria, e Pia Paolo, che è un po' il coordinatore che cura la segreteria, è stato letteralmente subissato di iscrizioni, sia in presenza, che sono il doppio di quelle che avevamo preventivato, però abbiamo deciso di far entrare tutti quelli che hanno chiesto, sia nell'online. E quindi capite che gestire una mailing list, tutto, e controllare quello è giusta la mail, di 700 persone richiede un po' di tempo. Quindi entro il 25 vi arriverà una mail con tutte le informazioni, con il tutorial. Se dopo il 25, cioè quando faremo la diretta, buonasera, non vi fosse arrivato, vi scrivete direttamente su Facebook, o scrivete alla segreteria e vediamo se c'è qualcosa. Però il motivo di questo ritardo è che non ci aspettavamo una risposta del genere. Ma del resto, dicevo ai fratelli, non mi ricordo se era a Modena, e vorrei dirlo anche a voi questa sera. La prima cosa che vi chiedo di fare, prima di passare alla parola di Dio, è di voltarvi un attimo intorno. Lo so che state cercando qualcosa di particolare, ma in realtà la cosa particolare sono le persone che sono accanto a te. Tutto questo, vorrei dire una cosa, non ha nulla a che fare con Walter Biancalana. Perché se questo avesse a che fare con Walter Biancalana, mi dareste un credito troppo grande di me, per quello che merito. Questo è qualcosa che il Signore sta facendo. E non lo sta facendo solo qui, o lo sta facendo soltanto attraverso questo ministero. Sta facendo attraverso tutte le persone che lui ha scelto in ogni parte. Ma quello che sta accadendo in questo tempo, non solo in Italia ma anche da altre parti, è che lo Spirito Santo sta riportando Gesù e il Vangelo al centro della vita della Chiesa. E comunque Gesù è al centro, Gesù è una calamità. Amen. L'uomo non può fare questo. L'uomo non può farlo. Tu puoi avere tutto il carisma che vuoi e che non credo di avere. Tu puoi avere tutta la parlantina che vuoi e che non credo di avere. Insomma, ma alla fine l'uomo è veramente limitato. Ma il regno di Dio non è limitato. E quando, con tutti i tuoi limiti, con tutte le tue imperfezioni, anche nell'insegnare, ma Gesù davvero torna al centro, Gesù è il suo sacrificio, due cose devono stare al centro della vita della Chiesa. Non parlo solo di una Chiesa locale, parlo della Chiesa. E le spiega Paolo all'inizio della sua lettera ai Corinzi. Io mi sono riproposto di non predicare altro tra voi se non Gesù Cristo e questo crocifisso, cioè la persona e l'opera. Amen. Gesù e questo crocifisso. Ogni volta che attraverso l'insegnamento, la predicazione, l'amministrazione, i ministeri, i doni, Gesù torna a essere al centro, dovunque si parla di Gesù accadono miracoli. Dovunque si parla di Gesù le persone accorrono. Una volta ero ancora pastore della mia comunità, mi ricordo, stavo pregando una notte nello stabile della mia chiesa e lo Spirito Santo mi disse: se tu dai mio figlio e pane, non pietre, sarò io a mandare le persone. Amen. La Bibbia dice che la chiesa di Gerusalemme cresceva ogni giorno. Il Signore stesso aggiungeva alla comunità
coloro che erano salvati. La crescita della Chiesa non è qualcosa che l'uomo può fare con i suoi sforzi. La Chiesa è un organismo vivente celeste, non è un'associazione umana. Amen. Possiamo fare un applauso a Gesù? La Chiesa è la più grande creazione che il Signore poteva avere nella sua vita. Ed è quello che io prego, Spirito Santo, riusciamo a condividere proprio nella scuola ministeriale, che è questo: riscoprire quanto meravigliosa è la Chiesa. E se qualcuno pensa che chi predica il Vangelo, vedete, non ha usato la parola grazia, perché non esiste una predicazione della grazia. La grazia è Gesù Cristo e il suo Vangelo. Ha un problema con la Chiesa, probabilmente deve andare a ascoltare un po' di più. Amen. La Chiesa è inevitabilmente legata a Gesù. Amen. Se tu ami Gesù, amerai la Chiesa. Amen. Dovunque scegli di parlare di Gesù e del suo Vangelo, accadono miracoli. Vi ve ne racconto uno e poi passiamo subito alla parola. Eravamo quest'estate, c'era Antonella, c'era Marcello, eravamo in Sicilia in un momento drammatico in cui la temperatura superava i 50 gradi. Era un inferno, era veramente una cosa terribile. Poi dice: non credi nell'inferno, l'ho vissuto in Sicilia. E abbiamo fatto un incontro in mezzo a tutte queste peripezie, acqua che mancava, incendi dappertutto. Vi ricordate quando bruciava Palermo? Bene, noi eravamo là in mezzo, intorno bruciava tutto, la notte c'erano fiamme dappertutto, ma eravamo là in mezzo, certi che il Signore ci avrebbe protetto. Comunque è stato un viaggio meraviglioso, però, perché abbiamo incontrato persone straordinarie e lo Spirito Santo ha fatto cose meravigliose. Siamo arrivati a Paternò. Paternò è un paesino che si trova sulle falde dell'Etna, e avevamo un incontro all'aperto. Sono venute un sacco di persone, addirittura sono venute le autorità locali, insomma tutti volevano ascoltare il Vangelo. Sono venute, e mentre ci preparavamo alla lode, un giovane uomo, a trentina d'anni, viene verso di me e mi dice: guarda, io ho bisogno di chiederti di pregare, so che ti sto disturbando, no? Gli ho detto: figurati, siamo qui per questo. Dice: è successo un problema, mia moglie è incinta al 7° mese di gravidanza, però 2 giorni fa ha avuto uno svenimento, si è sentita male, e io l'ho portata in ospedale a Catania, perché noi è abbastanza vicino a Catania, e dice: quando hanno controllato il feto non c'è più nessun segno di vita, non c'è più il battito, e quindi questo è già da ieri. E passano le ore, ormai sono 24 ore, non c'è più battito, il bimbo non dà più segno di vita. E siccome io lì non avrei potuto, sentite la fede di quest'uomo, io lì non avrei potuto fare nulla per lei. E umanamente dentro di me dicevo: però avessi potuto stare accanto a lei, no? E lui mi ha detto: no, io so che lì non potevo fare niente, ma io ho fede che qui, dove due o tre sono venuti nel mio nome, c'è qualcuno che può fare tutto. Sono rimasto sconvolto dalla fede, ma ho detto: solo il Signore poteva dare una fede del genere. E lui mi ha detto: però ti chiedo alla fine dell'incontro se possiamo pregare. E io ho detto: certo, vieni, così alla fine dell'incontro preghiamo per te. E iniziamo a insegnare. Non stavamo ministrando, il Signore ha guarito, ha liberato quella sera, ma durante l'insegnamento ha accaduto qualcosa. Alla fine dell'incontro lui è venuto da me e gli ho detto: ah sì, ha ragione, adesso preghiamo. E lui mi ha detto: non c'è più bisogno. Perché tu stavi insegnando e c'è stato un momento in cui tu hai parlato di Gesù. Stavo insegnando sull'incontro tra Gesù e la donna cananea, vi ricordate? Che non aveva portato la figlia, era andata lei. Stavo pregando sulla tribù di Asher. Mi ha detto: come tu hai detto questo, io ho sentito che la potenza di Dio stava, come se qualcosa venisse liberato. Ha detto: qualche istante dopo mi hanno telefonato all'ospedale e dopo 24 ore i battiti del bambino sono ricominciati. Wow. Stavamo parlando di Gesù. Ascolta, ogni volta che si parla di Gesù, aspettati qualcosa. Amen. Ogni volta che si parla di Gesù, vi ricordate Luca capitolo 5, è scritto che una donna malata un giorno sentì parlare di Gesù. Aveva speso con i medici, vi ricordate, tutto quello che poteva, ma un giorno, Luca dice, sentì parlare di Gesù. Quello di cui c'è bisogno oggi è di tornare a parlare di Gesù, non far entrare Gesù come ingrediente di qualche predica. Una cena, sono riuscito, dicevo, a sentire 45 minuti di predica e nemmeno sentirlo nominare. C'è bisogno di lui.
Amen. Lui è l'inizio e la fine, lui è l'autore e il compitore della nostra fede. E io ho fiducia che quando stasera condivideremo la parola, il Signore ministra. Poi dopo faremo un tempo, ok, di ministrazione, ma domattina lo dedicheremo, per chi ci sarà, a pregare, anche poi a ministrare con i doni, quindi so che ci sono persone che hanno bisogno di guarigione, quindi lo faremo. Ma vorrei che questa sera ci prendessimo un tempo per la parola di Dio. E Simona ha detto qualcosa all'inizio della lode dell'adorazione che mi ha colpito tanto. Lei ha parlato di libertà, ha citato quel passo di Giovanni 8 in cui Gesù ha detto: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Chi il figlio libera è libero davvero. E pensavo quante volte noi abbiamo paura di questa parola libertà, perché probabilmente non abbiamo compreso che cosa sia la libertà. E quando tu parli di libertà in Cristo, c'è sempre qualcuno spaventato che dice: sì, ma la libertà non è la libertà di peccare. Ascolta me, non esiste la libertà di peccare, perché peccare non è libertà. Peccare è schiavitù. Amen. Non esiste, ripetilo con me, la libertà di peccare. Perché Gesù ha detto che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Amen. E quando veniamo accusati, quando vengo accusato di dire: ma tu insegni che siccome siamo sotto la grazia di Dio, noi possiamo fare tutto quello che vogliamo. Ascolta, se tu credi questo, non stai credendo nella grazia, questa è una disgrazia. La grazia di Dio è esattamente il contrario. La libertà che il Signore vuole donarti è la libertà di non peccare. È la libertà di vivere una vita libera e di vivere una vita santa. Santo non vuol dire che fai delle cose strane. La parola santo, sapete, nel Nuovo Testamento la parola agios, che cosa vuol dire? Vuol dire fuori dal comune. Vuol dire che tutti vivono in un certo modo, ma in mezzo a tutti si vede che tu sei diverso. Che parli in modo diverso, che sorridi in modo diverso, che fai delle scelte in modo diverso. Ma tutto questo non è la condizione per seguire Gesù. La santità non è la condizione per seguire Gesù. Sai qual è la condizione per seguire Gesù? Nessuna condizione. La santità è la conseguenza del seguire Gesù. Romani 6,22 dice che la salvezza è un dono e la santificazione è un frutto. E avete come dono la salvezza e come frutto la santificazione. Vi ricordate quel capitolo in cui, in Luca capitolo 14, Gesù viene rigettato dai leader di Israele. E io posso immaginare il dolore che lui ha provato. Tant'è vero che Giovanni dice: è venuto tra le sue cose e i suoi non l'hanno ricevuto. Il rigetto è una delle cose peggiori che noi possiamo vivere nella vita. Chi l'ha vissuto sa di cosa parla. Io l'ho vissuto e so di cosa parlo, e il rigetto ti uccide dentro. Sentirti rifiutato, sentirti rigettato da chi dovrebbe essere la persona che ti ama gratuitamente, ad esempio dai genitori, è una cosa che ti segna per tutta la vita, fin quando non incontri il curatore di anima. Amen. Facciamo un applauso a Gesù. Gesù deve essere stato rigettato. La Bibbia dice che lasciò le persone che l'avevano rigettato e tutti i pubblicani, i peccatori, vedetelo qua. Quale qualifica avevano i pubblicani e i peccatori? Nessuno. Dice: si avvicinarono a lui, ma i farisei e gli scribi mormoravano. Ma Gesù è una calamita. Tutti coloro che non avevano assolutamente merito, e probabilmente se erano pubblicani e peccatori, una vita tanto santa non ce l'avevano, siete d'accordo con me? Dice: si avvicinarono a lui e lui racconta una parabola, non sono tre parabole. Luca dice: una parabola in tre parti. La prima dice così: chi di voi? Ok, Gesù sta facendo una domanda, ok? E stasera cercheremo di dare risposta a questa domanda. Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 al sicuro e non va in cerca di quella perduta finché non la ritrova? Questa è una domanda. Quanti vogliono sapere la risposta a questa domanda? La risposta è: nessuno. Nessuno lo fa. Chi ha 100 pecore, soprattutto a quel tempo, e ne perde una, dice: me ne resta 99. Amen? Ma chi me lo fa fare di buttare via giorni di lavoro?
di rischiare, perché potevi incontrare una belva feroce, e a quel tempo portare le pecore al pascolo non era come oggi andare a fare una girata in Piazza Castello. Chi me lo fa fare di passare giorni e di andare a rischiare la vita per trovare quella pecora? Ne ho persa uno, me ne restano 99. L'uomo vive così, ogni uomo. C'è solo uno che lo fa e che lo ha fatto per me e per te. Il suo nome è Gesù. E la Bibbia non dice soltanto che va in cerca della pecora perduta. La Bibbia dice che lui va in cerca della pecora perduta finché la ritrova. Lui è abile a ritrovarla e lui non smetterà di cercarla finché non l'avrà trovata. E lui ti ha cercato fin quando non ti ha trovato. Amen. Facciamo un applauso a lui. Solo lui lo fa. L'uomo il mondo fa. L'uomo il mondo rischia per poco. La grandezza dell'amore di Dio, ricorda questo, si vede nei particolari. Non è difficile credere e assolvere che il Signore ci ama nelle grandi cose. Non è difficile credere, basta che tu creda che Dio ama, ok? Non è difficile alla fine credere che il Signore voglia guarire, che il Signore voglia santificarti, che il Signore voglia liberarti. È difficile credere che il Signore si prenda cura delle piccole cose. Per credere che Dio si prende cura delle piccole cose serve una grande fede. Per credere che Dio si prende cura delle grandi cose serve una piccola fede. Se lo metti su Facebook, citami. Amen. Ripetiamolo. Per credere che Dio si prende cura delle grandi cose serve una piccola fede. Ma per credere che il Signore si prende cura delle piccole cose serve una grande fede. Quante volte nel tuo cuore è nata quella domanda, ma il Signore si scomoda per? Il Signore si scomoda per. Tanto peculiare il suo amore. Siete pronti per un viaggio attraverso qualcosa di meraviglioso stasera? Okay? Iniziamo, Deuteronomio, capitolo 11, verso 10-12. Perché il paese nel quale stai per entrare in possesso non è come il paese d'Egitto dal quale siete usciti. L'Egitto è figura del mondo. Okay? La terra di Canaan è figura del regno di Dio. Nel Vecchio Testamento era un luogo fisico. Per noi è una dimensione in cui viviamo, è il regno di Dio. E nel quale spargevi i semi e poi lo irrigavi con i piedi come si fa con un orto. Ma il paese del quale andate a prendere possesso è il paese di monti e di valli, che assorbe l'acqua della pioggia che viene dal cielo. Paese del quale il Signore tuo Dio ha cura. Vedete con me queste due parole. A cura, e sul quale stanno sempre gli occhi del Signore tuo Dio, dal principio alla fine dell'anno. Wow, puoi immaginare questo? Gli occhi del Signore sono sulla terra che Dio ha preparato per il suo popolo continuamente. Il Signore ha cura di quella terra e gli occhi del Signore sono sempre su quella terra, non qualche volta, dall'inizio alla fine dell'anno. Gesù ha detto: guardate i gigli dei campi, guardate come Dio li cura. Nemmeno Salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro. Ora, se Dio si prende cura dell'erba che oggi c'è e domani viene gettata nel forno, quanto più si prende cura di voi? Ascolta, se gli occhi del Signore sono sempre su una terra, quanto più gli occhi del Signore sono su di te. Però vede, molti vedono gli occhi di Dio su di loro come gli occhi di qualcuno che indaga per cercare qualcosa che non dà. Ricorda questo, il modo migliore per ricevere dal Signore è avere una buona opinione di Lui. Amen. 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 Più la tua opinione di Lui diventa buona, più sarà facile ricevere dal Signore. Gli occhi del Signore penetrano tutto, siete d'accordo con me? E qualcuno potrebbe dire: mamma mia, chissà che cosa vede in me, un sacco di cose che non vanno, ok? Ma gli occhi del Signore non sono su di te per farti sentire l'accusa delle cose che non vanno. Principalmente gli occhi del Signore sono su di te per ricordarti che Lui vede ogni cosa che ti ha lo stesso. Amen. Amen. Lui riconosce ogni cosa e ti ama lo stesso. C'è solo una cosa che gli occhi di Dio non possono attraversare. La Bibbia dice: i suoi occhi scrutano ogni cosa, mi pare sia il capitolo 4 della lettera agli Ebrei. Niente è nascosto ai suoi occhi. C'è solo una cosa che
che gli occhi del Signore, ovviamente per scelta sua, non possono passare. E sai qual è? È il sangue di Gesù. Alleluia. Vi ricordate l'arca del patto come era fatta? Dentro l'arca c'erano tre oggetti. C'erano le tavole della legge, c'era un vasetto di manna e c'era la Bibbia di Aronne. Vi ricordate? Poi c'era un coperchio con due cherubini scolpiti sopra e una volta l'anno il sangue veniva sparso tra i cherubini. Quel luogo, quel tappo veniva chiamato Keporet, cioè il trono della grazia. I cherubini rappresentano lo sguardo di giudizio di Dio. I cherubini sono gli angeli del giudizio, gli angeli che scrutano, sono gli occhi del Signore, lo dice il profeta Ezechiele. Dentro l'arca ci sono tre cose che rappresentano l'uomo che rifiuta la provvigione di Dio. Le tavole della legge che cosa sono? Sono la legge di Dio che l'uomo trasgredisce. Il vasetto della manna, vi ricordate? Il popolo cominciò a lamentarsi della manna. Voleva carne perché cominciava a essere leggero. Siamo nauseati, questo disse. Siamo nauseati di un cibo tanto leggero. Che cosa è? È la ribellione dell'uomo, il rifiuto dell'uomo alla provvigione di Dio. Le tavole sono il rifiuto dell'uomo alla legge di Dio, alla parola di Dio. La manna è il rifiuto dell'uomo alla provvigione di Dio. E la verga d'Aronne che era fiorita alla ribellione di Core. Vi ricordate? Chi siete? Voi due, Mosè e Aronne, per ergervi al di sopra dell'assemblea del Signore. Ascolta, il Signore ha stabilito delle autorità. Amen. Ma le autorità non sono state date per dominare sugli altri, ma per stare sotto e sollevare gli altri. Amen. La ribellione di Core fu la ribellione dell'uomo all'autorità che Dio ha stabilito. Quindi nell'arca c'erano tre cose che rappresentano la nostra ribellione. La nostra ribellione, e ascolta, ognuno di noi è così. La ribellione dell'uomo alla legge, alla parola di Dio, la ribellione dell'uomo alla provvigione di Dio, la manna, e la ribellione dell'uomo all'autorità di Dio, la verga di Aronne. Ma soprattutto questo, veniva sparso il sangue e gli occhi dei cherubini erano sul sangue. Oggi il sangue è stato sparso sulla nostra vita, è stato sparso sulle nostre ribellioni. E quando il Signore vede te, vede il sangue del suo figlio, e la Bibbia dice che il sangue del suo figlio parla di favore per te. Questa è la grazia. Non è, fai quello che ti pare tanto sei sotto la grazia. Sarebbe come dire, rovinati la vita tanto sei sotto la grazia, ma è stupido. Ed era un'accusa che facevano a Paolo. Ed ecco perché nella lettera ai Romani Paolo deve dire, e dobbiamo dirlo anche noi, resteremo nel peccato perché siamo sotto la grazia. E lui dà la risposta, in greco è ume, no, no. Amen? È come dire, poiché hai l'antidoto, fatti mordere da tutti i serpenti delle cose, ma è stupido. Ok? La grazia riempie così tanto il tuo cuore, ti porta così tanto vicino a Gesù. E ricorda questo, più sei vicino a Gesù, più il peccato perde forza. Il peccato non perde forza per i tuoi sforzi rafforzano il peccato, la forza del peccato è la legge, ma più tu ti avvicini al Signore e più il peccato perde forza. E tutti quei peccatori che si avvicinarono a Gesù hanno visto le loro vite trasformate. Ecco la santificazione, è la conseguenza dell'intimità con Gesù. Paolo dice, camminate secondo lo Spirito. Che cosa vuol dire camminare secondo lo Spirito? Cammina in Gesù, cammina nella grazia, cammina nello Spirito e di conseguenza non sarete portati a seguire i desideri della carne. Qual è il frutto? La santificazione. La Chiesa la rovesciamo. Non seguire i desideri della carne e vorrà dire che cammini nello Spirito, no? È se cammini nello Spirito che lo Spirito ti dirà, come direbbe il famoso cantautore italiano, in direzione ostinata e contraria rispetto al peccato. Amen. Gli occhi di Dio sono su di noi? Sì. Che cosa vedono oggi su di noi? Vedono il sangue di suo figlio. E il sangue di suo figlio, dice la Bibbia, parla meglio del sangue di Abele. Il sangue di Abele gridava vendetta a Dio verso l'uccisore. Il sangue di Cristo grida perdono. Amen. Dai avanti. Nella prima lettera di Pietro c'è qualcosa che parla di questo. La traduzione italiana dice, dunque umiliatevi sotto la potente mano di Dio. Ho sempre avuto un problema con questa traduzione.
umiliatevi. Ascolta, il Signore non vuole umiliare nessuno. E non vuole che noi ci umiliamo. Tanto è vero che la Bibbia inglese traduce un po' meglio, dice humble yourself. Fatevi umili. C'è una bella differenza fra umiliare e rendere umili. L'amore di Dio non ti umilia, l'amore di Dio ti rialza. Ok? Affinché egli vi innalzi al suo tempo, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione. Ripetete con me quella parola in giallo. Amen. Egli ha cura di voi, egli ha cura della terra, ma di più, egli ha cura di te. E siccome egli ha cura di te, tu puoi, il testo originale che sotto vi ho messo in greco, tapei nota de un iupoten kratian keira, tutte lui naiumassi psosen kairo. Quel tapei nota, che è la prima parola, che è umiliatevi, non vuol dire umiliatevi. Tapei no, non vuol dire umiliarsi. Tapei no, in greco, vuol dire farsi piccoli. Sta dicendo, fatevi piccoli sotto la mano di vostro padre. Perché più tu ti fai piccolo e più lui ti alza. Perché ti puoi far piccolo? Perché lui ha cura di te. Tu sei il suo piccolo. Tu sei la sua piccola. Non è meraviglioso? Gli occhi del Signore non sono su di te per giudicarti. Gli occhi del Signore sono su di te per farti sentire che nonostante tutti i tuoi difetti, Gesù ha pagato un prezzo che ti procura eterno favore davanti a lui. E più tu ti vedi amato e più ti senti amato e più desiderai vivere una vita per lui. Se tu cerchi di vivere una vita per lui con i tuoi sforzi o perché i fratelli te lo dicono, perché è giusto santificarti, ascolta, prima o poi le forze verranno meno. Io ho conosciuto tante persone che sono partite con lo zero dell'uomo. Do tutto, lascio questo, ma come hanno fatto presto anche a backslide, dicono di questo, a tornare indietro. Amen? Lo zero dell'uomo è esauribile. La forza dell'uomo è limitata. La Bibbia dice i giovani si stanno, i giovani scelti vacillano e cadono, ma quanti sperano nel Signore, quanti mettono in Lui le loro forze, si alzano a volo come l'aria. Amen. Bene? Oh, ok. Voglio condividere qualcosa sulla parola di Dio con voi. Sapete perché? Perché la parola di Dio è quella sulla quale i credenti si ammazzano. Alla fine le guerre, le faide fra credenti a colpi di cosa si fanno? Di versetto. Ok? Ora, io non credo di avere la perfetta dottrina, esattamente come tutti gli altri. Amen? Però ascolta, se ciò che tu insegni è Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, crocifisso, risorto, il messaggio del Vangelo, tu hai quello che serve. Poi ci sono delle sfumature su cui possiamo non essere d'accordo, però ascoltami, se quello basta, non amarci, vorremmo essere in grado di amare i nostri nemici? Se non siamo in grado di amarci, perché su alcune cose la pensiamo in modo diverso, io e Mario, che domani non la pensiamo su tutto allo stesso modo, poi un giorno capirà chi ha ragione io, però su alcune sfumature non la pensiamo allo stesso modo, ma io voglio dare a lui, e lui vuole dare a me. Io non faccio la guerra a lui, lui non fa la guerra a me. Amen. Noi parliamo di amare i nostri nemici, non siamo in grado di amarci tra di noi. La Bibbia dice, cercate l'unità dello spirito, ve lo ricordate? Non l'unità della dottrina. Non troverai mai unità nella dottrina, ma troverai sempre unità nello spirito. Amen. Paolo e Pietro si sono presi in maniera piuttosto accesa, e non su una cosa piccola, sul fatto che i gentili, cioè noi, potessero entrare in mano del patto, e se ne sono dette, ma non hanno rotto i rapporti. Mi state seguendo? È giusto correggerci? Certamente sì. È giusto parlarne? Sì. Ma quando la parola di Dio diventa non una spada contro il nemico, ma una spada contro i fratelli. È questo che vorrei condividere con voi questa sera. Perché la parola di Dio, io credo che la parola di Dio sia la assoluta e definitiva autorità sulla nostra vita. Quanti lo credono con me?
Non ascoltate quelli che dicono, ma non tutto ciò che è nella Bibbia è parola di Dio. La parola di Dio è perfettamente ispirata dalla prima lettera di Genesi 1 all'ultima lettera di Genesi 29. La Bibbia stessa lo dice di sé. Tutta la scrittura è divinamente ispirata. E dico sempre questo ai credenti, non divinamente dettata. Qual è la differenza? Ad esempio, per i musulmani il Corano è dettato, ma la Bibbia non è dettata. La Bibbia è ispirata, c'è una grande differenza. Sapete qual è la differenza? Se fosse dettata, tu puoi leggerla come lettera. Ma poiché è ispirata, tu devi conoscere lo spirito come è stata ispirata. Amen. Un esempio. Un giorno Gesù con i suoi discepoli dovevano attraversare la Samaria. E la Bibbia dice che la Samaria non li accolse, non li fece passare. Vi ricordate? Due dei suoi, non c'era Giuda, c'era Giovanni, il discepolo dell'amore. Con Giacomo escono con questa sortita geniale. Vuoi che, bellissimo, vuoi che vuol dire se hai bisogno Gesù viene da noi, noi il miracolo te lo facciamo subito. Vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi tutti? Ci mettono anche il pronome, tutti. Attenti però come finisce la frase, come fece anche Elia. Che cosa vuol dire come fece anche Elia? Vuol dire è biblico. Io sono cresciuto con questo insegnamento. L'importante è che sia biblico. Ascolta, che sia biblico è fondamentale, ma non basta che sia biblico. Perché quello che dicevano Giovanni e Giacomo era biblico. In prima re 4, diversi capitani del re di Israele sono stati sbruciacchiati da Elia. Era biblico? Sì. Gesù l'ha presa bene? No. E la Bibbia non dice che Gesù rimproverò i samaritani, dice che Gesù si girò verso Giovanni e Giacomo e disse, li rimproverò aspramente e disse, voi non sapete da quale spirito siete animati, cioè conoscete la lettera, ma non conoscete lo spirito con cui mio padre l'ha ispirato. Il figlio dell'uomo non è venuto per perdere le anime, ma per salvare. Conoscete, è biblico, ma non siete dello spirito. Amen. Voglio farvi vedere qualcosa per scoprire questa sera perché abbiamo questo tesoro meraviglioso che si chiama la parola di Dio. Solo qualche cenno, ma la mia preghiera è che torniate a casa con il dolce della parola di Dio. Genesi 1:1, ok? Tutti conosciamo il primo versetto della Bibbia. Nel principio Dio creò il cielo e la terra. Scusate se vi rompo un po' le scatole con la lingua ebraica, ma ci sono delle cose che puoi vedere soltanto se scendi dentro. Da destra a sinistra si legge, ok? Bereshit bara Elohim het hashamayim vehet haaretz. Vabbè. La prima parola a destra, ve l'ho messa sotto. Lì c'è scritto Bereshit. Bereshit vuol dire, Be vuol dire in. Reshit vuol dire principio, nel principio. Ma non vuol dire solo questo Bereshit. Guardate cosa c'è solo nella prima parola della Bibbia. Vai avanti. Ok. Vedete la prima lettera a destra gialla, chiara? Ber. Si legge Ber o si legge Bar? Perché Aleph si può leggere A o E. Bar. E il resto dei quattro un po' più gialline a sinistra, Yeshit. Bar. Sapete cosa vuol dire Bar? Bar vuol dire figlio. E Shit vuol dire portare avanti, tenere insieme, sostenere. Il figlio sostiene. Nelle prime due lettere c'è Gesù. Bar Naba, il figlio dell'esortazione. Bar Abba, il figlio del padre. Bar vuol dire figlio. Guardate come lo spiega la lettera di Ebrei. Vai avanti. Ebrei 1:3. Egli che è splendore della sua gloria. Chi è egli? Gesù. E impronta della sua essenza. Ma impronta, sapete com'è la parola originale nel greco? È caractere. Gesù è il carattere di Dio. Wow. Comunque, bello, traduce impronta. E che sostiene. Ok?
Guardate la parola sotto, in greco c'è scritto Feron. Feron vuol dire portare, portare l'universo. Il figlio di Dio porta da solo tutto l'universo. È nelle prime due lettere della Bibbia. Ascolta, la Bibbia parla in tutte le pagine di una cosa sola, del figlio di Dio. Amen. Amen. Solo una cosa. Ok, apro una parentesi. Se tu leggi la parola di Dio, ci sono anche degli ammaestramenti, ci sono dei consigli, ci sono dei comandi. È anche un libro di morale? Sì. Leggi i proverbi. I proverbi sono dei tesori. Ad esempio, i proverbi ti insegnano a non farti garante per qualcuno. Amen? A non fare debiti. A non rubare. A non mentire. La Bibbia è anche un libro di insegnamento? Sì. Assolutamente sì. Ci sono degli insegnamenti fondamentali. Ma non è il primo motivo per cui ti è stata data. Amen? Stiamo scoprendo qual è il primo motivo. È anche un libro di ottimi insegnamenti per la vita, ma non è, come qualcuno l'ha chiamato un po' di tempo fa, solo il manuale del fabbricante. La Bibbia non è un manuale, la Bibbia è un album di famiglia. Amen. Vai avanti. Ma Bereshit si può anche leggere Ber Yashit. Bar vuol dire figlio. Sapete cosa vuol dire Yashit? Vuol dire spine. Il figlio coronato di spine. Ascolta, ascoltate. Nelle prime due lettere della Bibbia. Siamo nell'eternità, è vero o no? In principio. Cosa vuol dire in principio? Nell'eternità. Nell'eternità, già, non Gesù, ma il figlio di Dio è immolato. Apocalisse capitolo 13 dice l'agnello che è stato immolato prima della fondazione del mondo. Tu apri la Bibbia, nelle prime due parole c'è il figlio di Dio che governa l'universo e il figlio di Dio coronato di spine. Da lì in avanti la Bibbia parla solo di Gesù Cristo. Amen. Ed è meraviglioso. Ma vedremo perché. Perché la Bibbia parla solo di Gesù. Vai avanti. E poi il verso 3 dice e Dio disse sia luce. Dice così. Vi ho messo nel giallo la parola sia luce, sono tre lettere, ok? La luce è... Beh, se tu lo leggi, uno potrebbe dire, ma che luce è? Dio non ha ancora creato il sole sarà creato dopo, non ha creato le stelle, quindi che luce è? Lo spiega Paolo ai Corinzi. Il Dio che disse splenda la luce delle tenebre, quando l'ha detto qui, è quello che fece brillare la luce della gloria sul volto di Cristo. Questa luce non è una luce fisica, è la luce del figlio di Dio. E un giorno Gesù ha detto, io sono la luce del mondo. Amen? Attenti, la parola luce è un tesoro. Quanti lo vogliono scoprire questa sera? Quando Dio ha detto sia luce in ebraico, ha detto or. Ripetetelo con me. Or. Sapete dove si trova la parola or? È una delle recenti scoperte. In Genesi 15, quando il Signore benedice Abramo, gli dice... Chi ti benedirà io benedirò, ve lo ricordate? E chi ti maledirà io maledirò, questo dice la Bibbia. Lo sapete che ho scoperto che non è vero? E chi me l'ha detto? Un rabbino. Un rabbino me l'ha detto. Tutte le volte che sento un rabbino mi ricordo una storia di un parroco vecchissimo del mio paese che era vissuto durante le persecuzioni ebraiche, no? E si chiamava non mi ricordo, un nome breve, non mi ricordo il nome. E una volta gli chiesi, ma... Lei non conosce un po' l'ebraico. E lui disse, in toscano, bello, la vuoi sapere la mia prima lezione d'ebraico? Disse sì, era il 44. Si inizia la lezione d'ebraico e dopo 5 minuti arrivano i nazisti e portano via il rabbino. E quello è tutto in ebraico. Ma un rabbino mi ha detto, ti dico un segreto, vatti a vedere la parola io maledirò. Allora, chi ti benedirà io benedirò. E chi ti maledirà io maledirò. Effettivamente, ragionando, ci ho detto, ma Dio non maledice nessuno. Ad esempio, quando l'uomo ha peccato, la terra è stata maledetta, ma per il peccato dell'uomo. La Bibbia non dice il suolo sarà maledetto da me. Ad Adamo dice il suolo sarà maledetto per causa tua. Amen? C'è solo qualcuno che Dio ha maledetto, che è Satana. Quando Dio maledice, non torna indietro. Ciò che è maledetto. Rimane maledetto in terra.
E non date retta agli scemi che ti dicono Dio salverà anche Satana. Come, tutto quello che ho già fatto da picchio lo salverà. Non date retta, sono scemi. Ciò che Dio maledice resta, ma ciò che Dio benedice resta. Amen. Vi ricordate con Balaam? È benedetto, io non posso contraddire. Quella parola sono andata a cercarla e sapete cos'è la parola? È or. E lo sapete invece come è stata tradotta? Dalla parola arar, con un resh in più. Ma nel testo originale non è arar. Arar vuol dire maledire. Sapete dove si trova la parola arar? Ararat. Vi ricordate cos'è l'Ararat? L'Ararat è un vulcano spento dove atterra che cosa? Terra, insomma, si deposita l'arca di Noè, è figura della salvezza di Cristo. Ok? Atterra su un luogo che si chiama Ararat. Arar vuol dire maledire. At vuol dire rovesciato. È un monte che vuol dire maledizione rovesciata. Quando hai creduto in Cristo, tu sei atterrato in un luogo di vita dove ogni maledizione viene rovesciata in benedizione. Amen. Arar vuol dire maledire, ma il verbo lì, e aveva ragione lui, non è arar, è aor. Or vuol dire illuminare. Chi ti maledirà, io, chi ti benedirà, io lo benedirò. E chi ti maledirà, io lo illuminerò. Perché riconosca che io ti ho benedetto. Volete un esempio pratico? Saulo di Tarso, il futuro Paolo, stava perseguitando Abramo. E qualcuno dice, no, assolutamente, stava perseguitando i cristiani. Paolo dice che chi ha fede in Cristo è figlio di Abramo. I figli di Abramo non sono tanto l'Israele secondo la carne, quanto chiunque ha fede in Cristo è figlio di Abramo. Chi stava perseguitando Saulo? Cristiani. Quanti hanno fede sono figli di Abramo? Non dico io, dice Paolo. Dice così. E cosa fa il Signore? Un giorno, mentre lui sta andando a farsi dare le lettere, la Bibbia dice una luce, or brillò. Lui stava maledendo la Chiesa, maledicendo la Chiesa, professore Dio. Stava maledicendo la Chiesa? Sì. Dio l'ha maledetto? No. Dio l'ha illuminato e ha trasformato il persecutore nell'apostolo della Chiesa. Oh, questo è or. Attenti, guardate come è fatta questa parola. Allora, che cazzo oggi? Tre lettere. Da destra, Aleph. Ripetetelo con me. Vau. Resh. Aleph. Vau. Resh. Ogni lettera dell'ebraico ha un significato. Aleph è la testa dell'animale da sacrificio. Chi è colui che è stato sacrificato come un agnello? Cristo. In mezzo, Vau, lo vedete com'è lungo? Vau rappresenta un piolo o un chiolo. Resh rappresenta una testa inclinata. Vedete, sta così. Ascoltate, l'animale da sacrificio, il chiolo e la testa che si piega. Questo in ebraico è or, luce. Cos'è? Dov'è che brilla la luce? Quando l'agnello di Dio è stato inchiodato sulla croce, ha piegato la testa e ha rilasciato lo spirito, quella è luce secondo la Bibbia. Vuoi predicare la luce? Predica il sacrificio di Gesù. Quanti lo vogliono vedere nel Vangelo? Vai avanti. Ok, vai avanti. Guardate, Marco 15, 37, 39, Gesù è sulla croce. Aleph, l'animale sacrificale, è inchiodato, Vau, e sta per reclinare la testa, Resh. Gesù ha emesso un gran grido, rese lo spirito. E la cortina del Tempio si squarciò in due da cima a fondo. E il centurione che era lì presente di fronte a Gesù, avendolo visto spirare, in quel modo disse veramente quest'uomo era il figlio di Dio. In un altro passo è scritto che Gesù, Giovanni lo dice, reclinato il capo, rilasciò lo spirito. Quando l'agnello di Dio, Aleph, è stato inchiodato, Vau, ha chinato la testa e ha reso lo spirito, un pagano che era di sotto, è stato illuminato dalla grazia e ha riconosciuto, questo è il figlio di Dio. Questo è or. Questa è la luce, Gesù è il sono, la luce del mondo. Predica Gesù Cristo e Gesù crocifisso e le persone riceveranno luce per riconoscere quell'uomo è il figlio di Dio e chiunque crede che Gesù è il Signore, il figlio di Dio, è salvato.
Amen. Facciamo un applauso a Gesù. Stiamo parlando della parola di Milano per farvi vedere che sono nei primi tre versi, cioè Gesù dappertutto. Ok? Geremia 15, 16 dice così della parola di Dio: appena ho trovato le tue parole, io le ho studiate. Non sono contrario allo studio della Bibbia, ma mi fa un po' paura. Perché la Bibbia in realtà non dice che la Bibbia andrebbe studiata, ma meditata. E c'è una grande differenza tra studiare e meditare. Ascolta, studiare ti riempie qui, meditare ti riempie qui. Se tu riempi di versetti la testa, tu inizierai a sparare versetti contro tutti quelli che credi nella canzone morta. La parola di Dio non ti è data principalmente per riempirti la testa, ma per riempirti la vita. Quando io ho trovato le tue parole e le ho divorate, goditi, nutriti, assapora la parola di Dio. Le tue parole sono state la mia. Se la parola di Cristo entra davvero nella tua vita, produrrà gioia. Non solo, la gioia rende il tuo cuore permeabile, trapassabile dalla parola di Dio. Se quando ascolti la parola di Dio tu sei oppresso, la parola non troverà spazio. Ma se tu ascolti la parola di Dio con gioia, con la gioia di Dio, Signore, sto ricevendo rivelazione da te, la parola entrerà dentro di te. Volete sapere dove è scritto? Nella prima lettera di Tessalonicesi, capitolo 1, Paolo dice così all'unica chiesa che non ha rimproverato: avete ricevuto, ripetete con me, avete ricevuto la parola di Dio, con la gioia che dà lo Spirito. Avete ricevuto la parola di Dio con la gioia che la gioia rende la tua vita penetrabile alla parola di Dio. Quando il tuo cuore è nella gioia, ascolta, quando vai in chiesa e il pastore sta per predicare, è il momento migliore della tua vita. Lui predica la parola, ma quando entra dentro di te, la chiave è nelle tue mani, non nella sua, è nelle tue mani. Ascoltala con gioia, non stare lì a dire adesso analizzo teologicamente. Ascolta, mangia e sputa l'osso. Le tue parole sono state la mia gioia. Wow, la delizia del mio cuore. Il testo originale ebraico dice la dolcezza. Wow, c'è guarigione. Nella rivelazione della parola di Dio c'è guarigione. Il Salmo 119, Davide dice: le tue parole nel rivelarsi illuminano e rendono il semplice saggio. Amen? C'è guarigione ogni volta che tu fai entrare la dolcezza della parola di Dio, se c'è Gesù dentro. Amen? Se c'è Gesù dentro, porta la guarigione alla tua vita. Vai, va? Vi do degli assaggi per farvi vedere quanto è importante dedicare la prima cosa alla parola di Dio. Ascolta, la parte più importante di un culto non è l'amministrazione finale. Amen. Sapete quante persone hanno testimoniato di essere guarite mentre ascoltavano? Gesù guarì i malati con la e con la parola cacciò gli spiriti. Più tu dai importanza alla parola e più la parola rilascerà tutto il suo potere sul tuo cuore. Non far diventare la predica, speriamo che la chiuda così mi impone le mani. Ascolta, non c'è saggezza in questo. I doni dello Spirito sono importanti, sì, ministriamo, sì, ma ogni cosa al suo posto, al primo posto la parola di Cristo. Amen. Non c'è niente che riequilibra la tua vita, non c'è niente che fa fruttare la tua vita, non c'è niente che guarisce le tue emozioni, che guarisce le tue ferite, come quando la dolcezza della parola entra dentro di te. Amen. Guardate in Giudici 6:3, veloce, c'è la storia di Gedeone. Quanti conoscono Gedeone? Ok, quando il Signore lo chiama, lui dice: Signore, ma chi, perché chiamo contro me? Io faccio parte della tribù più piccola di Israele, della famiglia più piccola e povera, della tribù più piccola di Israele. Signore, ma che ci hai trovato in me? Quanti vogliono sapere cosa ci ha trovato Dio in me? Una cosa sola. Quando Israele aveva seminato, i Madianiti con gli Amalechiti e con i popoli dell'Oriente salivano contro di lui. Ogni volta che un ministero segna, come stasera, la parola di Dio, il nemico si muoverà.
Come Israele seminava, i popoli partivano per rovinare la seme. Gesù l'ha detto in Matteo capitolo 13. Il seme che non entra in profondità, viene il diavolo e lo ruba. Amalechiti, madianiti sono figure del nemico. Venivano quando c'era la seme, ma non quando c'era la preghiera. Il diavolo non vuole, io ho sentito dire, il diavolo ti vuole rubare la preghiera. No, il diavolo ti vuole rubare la parola, perché il potere è nel Vangelo. Amen. Se la parola entra dentro, ti porterà a pregare. Amen. Non viceversa. Non è mai la preghiera che ti porta la parola. Quando Luca negli Atti degli Apostoli descrive le quattro colonne della Chiesa, mette questo ordine: erano assidui, ripeti con me. Imparare a essere perseveranti è un gran tesoro. Il Signore non cerca che ogni tanto facciamo qualche atto eroico, ma che siamo perseveranti ogni giorno. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento, non la predicazione. Amen. La predicazione non è per la Chiesa. Amen. La predicazione è per il mondo. La Bibbia dice: a Dio è piaciuto salvare attraverso la follia della predicazione. La predicazione è per fuori. Predica il Vangelo fuori perché le persone credono, ma dentro serve insegnare. Perché la predicazione ti spinge e ti porta a Cristo. Ma sapete cosa vuol dire insegnare? Insegnare vuol dire segnare in profondità. Alleluia. L'insegnamento ti segna dentro e ti resta. L'insegnamento ti dà delle chiavi che tu puoi mettere in pratica. Non ti rendono indipendente dal corpo di Cristo o dai ministeri, ma non ti rendono dipendente. Ascolta, gli estremi sono sempre sbagliati. È sbagliato essere indipendente, perché il Signore ha stabilito dei ministeri per te. Ha stabilito una famiglia spirituale per te. Ma anche l'altro estremo è sbagliato. Essere dipendente. C'ho un'unghia incarnita, Daniela, preghi per me. No, ti do un colpo nell'altro piede così ti si incarnisce anche l'altro. Ascolta, sii equilibrato. La grazia, il Vangelo ti porterà a essere equilibrato. Non andare mai agli estremi. Vai avanti. E guarda cosa faceva Gedeone. Al verso 11, poi venne l'angelo del Signore si sedette sotto il terebinto di Ofra, che apparteneva a Ioas, e Gezerita, e Gedeone, figlio di Ioas, trebbiava il grano nello strettoio per nasconderlo ai madianiti. Il Signore chiama per mezzo dell'angelo Gedeone, mentre fa una cosa che apparentemente non è così eroica: protegge la parola. Lo strettoio è quello che si usa per far uscire l'olio dal il torchio, ok? Il grano non si mette nel torchio. Amen? Si mette nel... Ma se l'avesse messo dove va il grano, i madianiti l'avrebbero rubato. Lui protegge il grano è il seme della parola. Proteggi la parola che ricevi. È la cosa più preziosa che puoi fare. Amen? Proteggi, custodisci. Davide dice, vai avanti. Nel Salmo 119, come potrà il giovane rendere pura la sua vita? Fai un bel seminario per giovani, fallo, ma non sarà quello a tenere i giovani. Non sto dicendo di non farlo, non andate mai agli estremi, ok? Ci sono cose buone da fare, noi facevamo iniziative per i giovani, falle, ma non è quello che terrà i giovani. Badando ad essa, dice, mediante la tua parola, ma il verbo badando ad essa, l'ashamà. Vedete cosa vuol dire l'ashamà? Vuol dire proteggere. Insegna ai giovani a custodire nel loro cuore la parola di Dio. È quello che terrà la loro vita santa. Amen. Cosa più importante che puoi fare? Custodisci la parola dentro di te, proteggi. E mentre Gedeone protegge dal nemico, figura del diavolo, ok? La parola Dio lo chiama. Dio lo chiama mentre custodisce la parola. Cosa è importante? Custodire la parola di Dio. Vai avanti. Come si legge la Bibbia? È una buona domanda, no? Tanti mi dicono, io la leggo ma non me la ricordo. Se è sola? Okay. Ascolta, a me avevano insegnato, ora forse la dico grossa mi cacciano, ma io lo dico, da tanto sono abituato a cacciarmi nei guai. Per imparare i versetti a memoria. L'avete mai sentito? Sì. Fratello, devi... e io lo facevo. Guarda, a me se mi dicevano cose io lo facevo. Io sono uno che se mi dici fa qualcosa non lo faccio. No, al tempo lo facevo, memorizzavo, sapevo un sacco di versetti a memoria, oggi non me ne ricordo quasi più. Poi un giorno ho letto nel Vangelo di Giovanni che Gesù ha detto: quando verrà il Paraclito, il Consolatore, egli vi
guiderà nella verità tutta intera, vi insegnerà ogni cosa e dice vi ricorderà tutte le parole che io vi ho detto. Non dice imparale a memoria, dice quando avrai bisogno. Quello che tu devi fare è immagazzinare. Ascolta, ricorda questo, con Dio non fa tutto Dio, non fa tutto tu. Ok? Ripetilo con me, non fa tutto Dio? Non fa tutto Dio. Non fa tutto Dio. Non andare perché hai incontrato la grazia di Dio a dire allora io non faccio nulla, fa tutto Dio. No, amico mio, è troppo facile così, no. È una collaborazione. Pietro dice come collaboratori della multiforme grazia di Dio. È una collaborazione. La parte mia qual è? Fa entrare la parola. Non importa che tu te la ricordi, ascolta, la parola di Dio non entra nella tua mente, entra nel tuo spirito. Tu puoi non ricordarla, ma è entrata nel tuo spirito. Amen? Quanti credono che un non salvato che va a farsi una seduta spiritica ha una buona probabilità di prendersi un demone? Ti assicuro che così. Nello stesso modo, quando tu ascolti la parola di Dio, entra nel tuo spirito e ti assicuro che il giorno in cui ne avrai bisogno, se tu hai comunione con lo Spirito Santo ti ricorderà quel versetto di Amen. 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 Allora guarda come si può, questo è meraviglioso, come si può leggere l'verità in maniera semplice la parola di Dio. Stiamo parlando della parola di Dio, ok? In Deuteronomio 34:3, l'ultimo capitolo del Deuteronomio, Mosè sta per morire e sapete che il Signore gli aveva promesso che non sarebbe entrato nella terra promessa, che poi in realtà non è vero perché in Gesù c'è. Amen. Amen. Quattro amen. Chi c'era sulla trasfigurazione sul Elia e per la legge la sua trasgressione l'ha tenuto fuori, ma quando è venuta la grazia finalmente c'è entrato anche lui perché è apparso sul monte insieme a Gesù, ok? E guardate cosa gli dice il Signore. Allora, prima di spiegarlo, vi chiedo di fare un piccolo atto di fede in me. Se ho tempo ve lo spiego domattina, stasera no perché bisogna chiudere, non si può andare lunghi. La terra di Israele, la terra fisica di Israele, è disegnata come è disegnata la Bibbia. Ok? Cioè le parti, le alture del Golan, il deserto del Negev, il Mar Morto, il Mare di Galilea, il Mar Mediterraneo, sono le parti pari pari come è fatta la Bibbia. Se ho tempo domattina ve lo spiego. Potete fare un piccolo atto di fede e crederci. Okay. Il Signore lo porta sul Pisga, sul Monte Nebo, gli dice guarda la terra promessa, ma tu non c'entrerai. Vi ricordate? Ma guardate cosa gli dice il Signore a Mosè. Poi Mosè salì dalle pianure di Moab sul Monte Nebo, in vetta al Pisga, che è di fronte a Gerico, ripetete come queste parole. Ok, Gerico è la frontiera da cui Israele entra, tant'è vero che quando Giosuè li porta nella terra di Israele, la prima città che incontrano in Giosuè 6 è Gerico. Quindi vicino a loro c'è Gerico. Gerico è la città che non si può conquistare normalmente, vero o no? Sarà poi la città della maledizione. Maledetto chiunque ricostruirà Gerico. Si può dire Gerico è un ostacolo, Gerico è un problema. C'è qualcuno che ha qualche ostacolo nella sua vita che sta affrontando? Amen. Tieni in mente questo perché il Signore sta per insegnare. Amen. Quindi Mosè è su un monte di fronte a Gerico. Gerico è davanti a lui. E il Signore gli fece vedere tutto il paese, Galad fino a Dan. Galad e Dan sono nella parte opposta dove lui, cioè a nord. Lui è sud e lui dice guarda lontano, guarda i territori più lontani. Tutto Neftali, il paese di Efraim e di Manasse. Poi inizia a scendere, Giuda, Giuda è al centro dove c'è Gerusalemme. Piano piano dal nord si scende e si viene vicini. E poi dice la regione meridionale, il bacino di Giordano e la valle di Gerico, da lontano a vicino. Numero uno. Il problema te lo fa vedere da ultimo. Ascolta, umanamente, noi prima guardiamo il problema, ci scoraggiamo e non ci muoviamo più. Il Signore gli dice, Gerico è qui davanti a te, non guardare Gerico. Guarda tutta la terra di Israele con te meravigliosa. Prima guarda quello e poi guarda il problema. Questa è la pedagogia di Dio. Prima guarda le meraviglie che ho messo davanti a te, poi affronteremo il problema. Non è meraviglioso il Signore della sua pedagogia? Non guardare Gerico,
Non guardare Gerico, non guardare le mura di Gerico, ci penseremo alle mura di Gerico. Guarda lontano. Lo sapete che ti è successo questo? A Gesù. La Bibbia dice, nella lettera di Ebrei, mi pare, che quando Gesù era nel Getsemani, vi ricordate nel Getsemani? Viene oppresso perché tutto il peccato dell'umanità va su di lui. La Bibbia dice un angelo andò a confortarlo. E l'autore della lettera di Ebrei dice così: per la gioia che gli era posta davanti, ripetetelo, sopportò la croce. Ascolta, Gesù è 100% Dio, sei troppo, ma Gesù è 100% uomo. Lui ha vissuto tutto quello che ha vissuto come uomo, se no non poteva rivivere l'uomo, ok? E in quel momento lui vedeva il flagello, lui vedeva la croce, vedeva gli sputi, vedeva l'abbandono dei suoi. Umanamente disse al Padre: se è possibile, allontana da me questo calice. Ma la Bibbia dice: per la gioia che gli era posta davanti e che un angelo lo confortò. Come Gesù ha affrontato la croce? Ma Gesù era Gesù, Gesù era di carne. La Bibbia dice: è stato tentato in ogni cosa come noi, è vero o no? L'angelo gli ha fatto vedere lontano. La sua Gerico qual era? Dal Getsemani alla croce. Sai cosa gli ha fatto vedere? Gli ha fatto vedere te. Gli ha fatto vedere che se l'avesse fatto, tu stasera saresti stato qui. Che se l'avesse fatto, tu l'avresti avuto Dio come padre. Che se l'avesse fatto, tu saresti stata all'eternità con lui. E per la gioia che gli era posta davanti, affrontò Gerico. Guarda tutta la terra, incendia il cuore, e questo ti darà la forza di conquistare Gerico. Ma questo ci fa vedere come si legge la vita. Allora, prima ha guardato lontano e poi ha guardato vicino. Ok, tu la Bibbia la puoi leggere da lontano, la puoi leggere da vicino. Cosa vuol dire leggere da lontano? Leggere da lontano vuol dire leggere in maniera generica. Ok? La leggi un capitolo al giorno e te la leggi tutta. Quando la leggi da lontano, cioè in maniera generica, ascolta, la parola di Dio ti lava. Quando la leggi da vicino, cioè non leggi un brano così, prendi uno o due versetti e li mediti, e li preghi, e li mangi. Il Signore te li apre, quello ti nutre. La lettura da lontano, generica della parola di Dio, ti lava, anche se non te lo ricordi. Ascolta, quando fai la doccia, quanto rimane l'acqua su di te? 5 minuti, con questo caldo anche meno, 3 minuti. Rimane l'acqua addosso a te? No. Rimani pulito, allora non importa che tu te la lavi, l'acqua ti lava. Amen. Non farne una memoria, ma io non mi ricordo cosa ho letto, ma ti assicuro che se tu passi tempo a ascoltare o a leggere la parola di Dio, tu dopo ti senti pulito. Gesù ha detto: voi siete puri per la parola che vi predicavo. Allora, quando la leggi da lontano in maniera generica, la parola di Dio ti lava. Quando invece la leggi da vicino, vai su un versetto, hai visto cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso Genesi 1, vi ha nutrito, ci hai visto dentro, quello ti nutre. Amen? Vai avanti. E con questo davvero chiudo. Voglio farvi vedere perché ci è stata data la Bibbia. Ma prima vi racconto una storia. Lo volete sentire la storia? È la storia di un collezionista d'arte, vissuto nel XIX secolo, cioè nel 1800, inglese. Aveva speso tutta la sua vita a raccogliere opere d'arte e aveva veramente in casa un patrimonio di opere d'arte. E aveva fatto fare il ritratto a un figlio, perché questo figlio sarebbe partito per la guerra. A quel tempo non c'erano le macchine fotografiche, si facevano fare ritratti. Lui queste opere d'arte le aveva prese da pittori già morti. Quindi per far fare un ritratto al figlio ha dovuto chiamare un pittore che conosceva, che non aveva certamente il livello degli artisti che avevano dipinto i quadri della sua collezione, ma fece fare a questo figlio un ritratto. Il figlio parte per la guerra, il figlio muore in guerra. E lui lasciò nel suo testamento, e il testamento lo consegnò al maggiordomo, che era un maestro, che quando lui fosse morto, tutte le opere d'arte della sua casa dovevano essere messe all'asta. E così un giorno il padre muore. E il maggiordomo organizza l'asta. Organizza l'asta e tutti accorrono perché c'era un patrimonio e i commercianti d'arte volevano avere questi pezzi. Il maggiordomo disse: volontà del padrone,
che il primo pezzo che deve essere messo all'asta è il quadro di suo figlio. E il quadro di suo figlio deve essere messo all'asta, ma siccome non era di particolare valore, nessuno lo comprò. Allora il maggiordomo disse: vabbè, se non lo vuole nessuno, lo comprò. E lo comprò. Come lui l'aveva comprato, quello che gestiva l'asta batté e disse: l'asta è finita. E tutti dissero: come l'asta è finita? Non è nemmeno cominciata. Il maggiordomo, che conosceva bene il padrone, disse: sì, perché il padrone ha scritto questo dietro il quadro del figlio. Lo girò e c'era scritto: chiunque comprerà il quadro di mio figlio avrà gratis tutto il resto della parola. La Bibbia contiene il ritratto di Gesù. Se tu vedi Gesù nella Bibbia, tu avrai tutto il resto della vita. Dove è scritto? Porta un versetto, Romani 8:32. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per ognuno di noi, come non ci darà ogni cosa con lui? Il primo motivo per cui Dio ti ha dato la Bibbia nelle mani è per vedere Gesù in ogni pagina. Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. In 2 Corinzi 3:18 dice così Paolo: e noi tutti, ripetetelo con me, non qualcuno, non quelli che ci capiscono, noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati. Non ci trasformiamo, è passivo, è qualcosa che ti trasforma, non lo fai tu, ok? Tu non ti puoi trasformare, a meno che tu non sia Capitano America, non ti puoi trasformare, è qualcosa che ti trasforma. Quanti vogliono essere trasformati di gloria in gloria nella vita? Ok, la religione ti dirà 7 passi per la trasformazione, 15 libri per la trasformazione. No, non è qualcosa che puoi fare tu, è qualcosa che fa il Signore e la sua grazia. Siamo trasformati nella sua stessa immagine. Vuol dire che c'è qualcosa che ti trasforma e ti rende sempre più simile a Gesù. E ascolta, non c'è niente nella vita che vale più di questo. Niente. Niente. E tu, qualcuno viene e ti dice: sai quel giorno che hai pregato per me, ho visto Gesù in te. Non ho visto te, ho visto Gesù in te. Quella volta che mi hai abbracciato, ho sentito l'abbraccio di Gesù in te. Non c'è niente di più bello. Niente. Perché non c'è niente di più bello di Gesù. Non c'è niente di più dolce, ma allo stesso tempo forte di Gesù. Gesù è dolce, ma non è smielato. È forte, ma non ti distrugge. Gesù è il perfetto equilibrio, è la perfezione di Dio, non c'è niente di più bello e di più amabile di Lui, e non c'è niente, ascolta, che vale la pena. Un giorno che andremo via, delle volte che ci hanno detto: quando hai pregato per me, ho sentito l'amore di Gesù, ho visto in te la gioia di Gesù, la luce di Gesù. Ascolta, non lo puoi contraffare, o c'è, o non c'è. Quanti vogliono che c'è? Ok, di gloria in gloria. Cosa vuol dire? Dalla gloria dell'uomo alla gloria di Dio. La Bibbia dice: la gloria dell'uomo passa, la gloria di Dio resta. Vivi per la gloria di Dio, resterà quella gloria anche quando tu sarai col Signore. Resterà nella vita di chi ti ha conosciuto, resterà nella vita delle persone che hanno lavorato con te. Amen. Chi fa la volontà di Dio rimane in eterno, dice Giovanni. Secondo l'azione non tua, ma secondo l'azione dello Spirito, del Signore che è lo Spirito. Quindi lo Spirito Santo è Dio. Non è il Padre, ok? Ma è Dio come il Padre, è Dio come il Figlio, è Dio come lo Spirito Santo, ok? Attenti, posso farmi una domanda? Ma che cos'è che dobbiamo contemplare in questo specchio? Contemplando, perché dice questo: se tu contempli come in uno specchio la gloria del Signore, lo Spirito ti trasforma in gloria in gloria. C'è scritto questo? Serve capire 2 cose, per questo sei venuto qui: cos'è lo specchio e cos'è la gloria del Signore. Perché noi diciamo amen, ma mica abbiamo capito cosa c'è scritto, vero o no? Contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, e io ti dico: fallo, prendi lo specchio e ti contempli. La gloria del Signore siamo noi, sì e no. Volete vedere cos'è? Vai avanti, avanti, avanti.
in uno specchio, la gloria del Signore. Partiamo, cos'è la gloria del Signore? Ce lo dice la Bibbia, lettera di Ebrei, capitolo 1, verso 2 e 3. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. State attenti. Egli, non noi, egli che è lo splendore, e qui la parola è carattere, è il carattere della sua gloria. Cos'è la gloria del Signore? Il suo Figlio. Sapete cosa c'è scritto nel libro dei Proverbi? Un figlio è la gloria di suo padre. Dice così? Beh, vuol dire parla a noi, ma parla anche di Cristo. Gesù è la gloria del Padre. Gesù ha detto, chi vede me, vede il Padre. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. La Bibbia dice, chi è lo splendore della gloria di Dio? Il Figlio. Allora, numero uno, ciò che devi vedere è il Figlio. E dove lo devi vedere? In uno specchio. Siete pronti a vedere cos'è lo specchio? Lettera di Giacomo. 1:23. Perché se uno è ascoltatore della parola, il soggetto è là, e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio. Lo specchio è la parola. Quando in ogni pagina della Bibbia tu vedi Gesù, la sua gloria, lo Spirito ti trasforma in quell'immagine. Ah, è come se tu riflettessi l'immagine di Gesù. Più tu vedi Gesù nella Bibbia, più tu ascolti Gesù nella Bibbia, più lo Spirito ti rivela Gesù nella Bibbia, più lo Spirito ti trasforma simile a Gesù. Ci alziamo per un regalo. Volete un piccolo regalo? Ora facciamo un momento di preghiera, ci andiamo. Stasera abbiamo dato degli assaggi, ma se noi andiamo qui, via di qui, avendo compreso che la Bibbia è un album di famiglia e che la prima cosa che devi vedere nella parola è Gesù, tutta la Bibbia parla di Gesù. Volete un esempio? Abbiamo imparato, la prima parola della Bibbia è Bereshit, vero? Quindi la prima lettera è B. E l'ultima lettera? Come finisce la Bibbia? La grazia del Signore sia con tutti voi. Lo Spirito e la Sposa dicono, vieni. E chiunque ascolta, vieni Signore Gesù. La grazia del Signore è? Amen. Finisce con amen? L'ultima parola della Bibbia è amen. La prima. Lettera è B. Qual è l'ultima lettera di amen? N. Fallo N. B. N. Tutta la Bibbia è compresa tra B e N. Se tu metti insieme B, N, viene Ben, che vuol dire figlio. Il figlio raccoglie tutta la parola. Tutta la Bibbia. Alleluia. Bene, in questo momento attenzione e così andiamo in strada. Vai avanti. Voglio farvi vedere come si fa a trovare Gesù nella Bibbia. Dovete sapere, ma come faccio io a trovarlo? Tu devi andare allo Spirito Santo e devi dire, sto leggendo questo versetto, sicuramente c'è Gesù, me lo fai vedere? Ah, ma è troppo facile. Lo farete? Ogni volta che vedi Gesù, cosa dice il Salmo? Lo guardano e sono raggianti. Dice così, lo guardano e sono raggianti, non c'è confusione sul loro volto. Ogni volta che vedi Gesù, tutto cambia. Amen. Soprattutto se lo vedi nella parola. Sentite la dolcezza che c'è nell'aria. La potete sentire. La dolcezza, la gioia, il suo carattere, il suo profumo, la sua bellezza. Guardate il cantico cosa dice. Quanti amano il cantico dei cantici? Sotto le sorelle lo amano, eccola là. Ma anche i fratelli, dai, spezziamo una lancia a favore dei fratelli. Amen, amen. Amen. Il cantico dei cantici è un tesoro. Beh, di cosa parla? Dell'amore di un innamorato per un'innamorata e di un'innamorata. E chi sarà? Lo sposo. Non sbagli mai se dice Gesù. Amen. Amen.
Ora non devi dire c'è Satana e Gesù. No. Ma quando stai tranquillo che c'è Gesù, allora il cantico comincia con la sposa che parla allo sposo, ok? Perché? Perché sono tre donne che parlano per prima. Sentite che meraviglia, altro che colpi di versetti, camioni e infami, sentite la dolcezza delle cose che mi baci e gli dei baci della sua bocca, quello che dicevamo stasera a worship. Queste sono cose sante. È chiaro che non è un bacio fisico, ma quando tu lo adori, sapete come finisce il Salmo 1? Baciate il figlio. Dice così, la fine del Salmo 1 dice perché Dio non sarà. Baciate il figlio. Cosa vuol dire? Adora Gesù. Amen. È un atto d'amore. Mi baci egli dei baci della sua bocca. Perché le tue carezze sono migliori del vino. Ripetetelo con me. Ok, ascoltate. La sposa dice, la sposa siamo noi. La Chiesa, ok? È figura, infatti Paolo dice in Efesini 5 che il matrimonio è figura di Cristo e della Chiesa. Ok? La Chiesa dice così. Baciami con i baci della tua bocca e io ricorderò le tue carezze, anche belle le carezze di Dio, più del vino. Dice migliori, vero? In ebraico ve l'ho messo lì, migliori è Tovim, ripetetelo con me. Ok, Tovim non è un supermercato. Tovim è il plurale dell'aggettivo Tov. Tov vuol dire buono, ok? Boker Tov, buongiorno, buon mattino, ma in ebraico, Boker Tov. Tov vuol dire buono, Tovim è plurale perché migliori, ok? Ci siete? La sposa, la Chiesa dice a Gesù, baciami con i baci della tua bocca, perché le tue carezze sono migliori del vino. Siete qui? Però nessuno conosce la risposta di Cristo a questo. Sapete dove si trova? Al capitolo 4, lo volete vedere come Cristo risponde? Capitolo 4, verso 10. Guardate come Cristo risponde a voi quando lo adorate. Quanto sono dolci le tue carezze. Noi immaginiamo che il Signore dice che è adorazione questa, la John Wayne. No, il Signore quando noi l'adoriamo dice quanto sono dolci le tue carezze, o mia sorella o sposa. Ok, figura della Chiesa. Come le tue carezze sono migliori del vino. E in fondo gli ha risposto quello che ha detto la Chiesa. Signore, le tue carezze sono migliori del vino. E il Signore dice, oh sorella, le tue carezze sono due innamorati, ok, che parlano. Come sono belli i tuoi baci, come sono belli i tuoi baci, come sono belle le tue carezze, come sono belle le tue carezze. Come l'odore dei tuoi profumi è più suave di tutti gli aromi. Il profumo della persona che si ama, non c'è niente di più bello, vero o no? Non c'è niente di più intimo del profumo. Posso dirvi però c'è un segreto che si perde nella traduzione. La parola migliori in ebraico lì, prima di Tov, c'è una parolina che è ma Tovu, ripetetelo con me. Tovim vuol dire migliori. Sapete cosa vuol dire ma Tovu? Molto. Ascolta questo, perché questo è meraviglioso. Noi vediamo, qual è l'amore più perfetto, il nostro o il suo? Quali sono le carezze più perfette, le nostre o le sue? Noi vediamo il suo amore perfetto e diciamo è migliore. Lui vede il nostro amore imperfetto e dice è molto migliore. Solo gli occhi della grazia fanno questo. Noi che siamo più imperfetti non riusciamo a vedere quanto è grande il suo amore migliore. Lui che è perfetto riesce a vedere grande il nostro amore imperfetto. Quando il diavolo ti dice tu non hai abbastanza, il Signore digli è vero, ma lui nel suo amore lo vede così grande il mio poco amore, lo vede così grande il mio poco amore per lui, ed è quello che Gesù ti si chiede. Ricordate quello che il diavolo lo rinnega tre volte, l'ha rinnegato sul lago di Tiberiade. Giovanni 21 gli dice Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Lì il verbo è agapao, che vuol dire amare totalmente. E Pietro gli risponde nel testo originale, fileote, io ti voglio bene. L'amore di Gesù è agapao, l'amore di Pietro l'aveva sperimentato bene come il nostro.
io ti voglio bene. Non ti posso dire che ti amo, ci ho provato e sono caduto. E Gesù la seconda volta abbassa l'asticella e gli dice: ok, torniamo più di questi, ma mi ami, agapao. E Pietro dice: io sto qui, fileote, io ti voglio bene. La Bibbia dice: la terza volta Gesù gli disse: Simone di Giovanni, filesta, mi vuoi bene? La Bibbia dice: Pietro rimase addolorato, non perché gliel'ha chiesto la terza volta, ma perché la terza volta Gesù gli ha detto: ok, mi vuoi solo bene? E Pietro gli ha detto: Signore, tu sei tutto, hai visto che è successo, tu sai che io ti voglio solo bene. E Gesù gli ha detto: bene, pasci i miei agnelli, perché ai tuoi occhi è poco, ma ai miei occhi è molto meglio. Facciamo un applauso. Credo che sia un'immagine dello Spirito.
vorrei che venissimo tutti così. Sono solo 5 minuti, poi domattina avremo la sessione di liberazione, guarigione, sessione di forti. Amen. So che tutti l'aspettano domattina, ma veniamo tutti qui, rilascia il tuo posto, vieni qua. Un santo ammassamento qui. Ogni volta che tu parli di Gesù, che tu insegni su Gesù, la sua volontà è sempre fare del bene, sempre. Lui non passa mai, dice la Bibbia, senza aver guarito, consolato, liberato, mai. È la sua, ascolta, è più il suo desiderio di farti del bene di quanto è il tuo desiderio di ricevere. Amen. E credo che questa sera Gesù brilli in tutta la sua bellezza. Ok? Se riuscite, passate pure di là finché ce la facciamo, poi abbiamo fede che arriverà anche fino là. Amen? Arriverà anche fino là. Alleluia. Tutte le mani al cielo, tutti gli occhi chiusi. Tutte le mani al cielo, ogni occhio chiuso, ogni cuore aperto, alleluia. Non per me. Non ci siamo noi adesso, ok? C'è Lui, e Lui è qui, l'amato è qui, la sua grazia è qui, la sua parola è qui, il suo spirito è qui, i doni dello Spirito Santo sono qui. Mentre stendiamo tutto in maniera profetica, io voglio dichiarare che insieme a voi c'è una città intera qui, che noi come sacerdoti possiamo prendere una posizione per una città. Noi dichiariamo, Signore, Torino ai tuoi piedi. Torino davanti alla tua bellezza, davanti alla tua grazia, davanti alla tua parola. Ma in questo momento alza le tue mani, apri il tuo cuore. Signore, guarda coloro che tu ami, sono qui. Signore, le loro mani sono verso di te. Signore, niente è più desiderabile di te. E noi ti ringraziamo perché in questo momento tu stai toccando persone, stai guarendo, stai liberando, stai consolando. Domani mattina imporremo le mani tutto quello che tu vuoi, ma stasera sperimenterai che non sono le mani dell'uomo che ti tocca, ma il suo amore può raggiungerti dovunque. Non importa se sei qui in prima fila, se sei là in fondo, non importa. Quello che conta è che Lui è qui. E in questo momento io ti dico, ricevi grazia su grazia. Ricevi. Se senti l'impulso a parlare in lingua, a cantare in lingua, non tenerlo, ok? Non farlo perché lo devi fare, fallo perché è lo Spirito che vuole pregare per te, intercedere per le persone accanto a te. Non io solo Signore, abbellisci la tua chiesa di doni, abbellisci la tua chiesa di miracoli, abbellisci la tua chiesa della profezia, abbellisci la tua chiesa dell'adorazione nello Spirito, abbellisci la tua chiesa, Signore, di parole di guarigione. Fluisci nello Spirito, sposa mia, un fiume dentro di te, fluisci. Apri le tue labbra e giubila in nuove lingue. Il Signore sta riportando vita in persone deboli fisicamente questa sera. Sento che qui ci sono persone deboli. La malattia che cos'è se non la forza che se ne va? Ma colui che è la vita, colui che è la vita divina è qui, e il Signore mi sta facendo sentire che ci sono persone che stanno recuperando in maniera soprannaturale più di quello che il diavolo ha portato via. Dio al Signore, lo ricevo. Lo ricevo nel nome di Gesù. Un'impartizione. Signore, libera in questo luogo tutto il potere dello Spirito Santo. Signore, libera in questo luogo un'unzione fresca di guarigione, di forza. Voi solo la borsa di mia ma ho le vertebre di qualcuno vengono guarite, di una persona che per un trauma. Alleluia, il Signore sta toccando. Se le persone cantano, adagiate, ma adorate il Signore, non pregate su Dio. Alza le mani,
qualcuno che per una caduta ha avuto un trauma in una vertebra, che è guarito in questo momento da un problema di dolore continuo nella schiena dorsale, di difficoltà a piegarsi. Il Signore ti sta sanando. Alleluia, non c'è quasi da persone da casa stanno ricevendo in questo momento. Recupera nel nome di Gesù, si guarisca nel nome di Gesù. Da questo momento il tuo corpo inizia a vivere, il tuo corpo inizia a recuperare. Alleluia. Una persona che è liberata da uno spirito di spossatezza è una donna che si alza stanca la mattina. Gloria a Gesù, gloria. Senti, chiudi gli occhi, alza le mani, alziamo le mani anche verso di lei. Gloria a Gesù, gloria. Il Signore ti dice, gloria, tu puoi fare tutte le cose, gloria. Ma questo è uno spirito, e questa sera tu sei qui perché lui ti sta liberando. Non solo da domani non vivrai più questa stanchezza cronica, ma il Signore ti darà forza la mattina e potrai vivere le tue giornate come non hai mai vissute. Sii libera nel nome di Gesù, sii sanata nel nome di Gesù. Grazie Signore per questa impartizione soprannaturale dall'alto. Alleluia. Oh, adora Lui, adora Lui, adora Lui, adora Lui, odiamo il Signore. Grazie per questo ginocchio che ti hai guarito, ginocchio di un uomo che mi ha guarito questa sera. Un ginocchio che ha avuto un versamento con dei danni nei legamenti, dei danni al menisco, viene risanato questa sera. Potrei testimoniare che questo ginocchio funzionerà meglio dell'altro. Amen. Meglio dell'altro. Quando il Signore restaura e guarisce, non restaura mai come era prima, restaura sempre meglio, perché il nostro Dio è un Dio generoso, è il Dio dell'abbondanza, è il Padre della gloria. Alza le tue mani, dai un grido, un applauso. Le sue carezze su di te sono molto migliori. Gesù, alza le mani e ricevi questa carezza. Gesù toccava i malati, carezzava i malati e le malattie se ne andavano. Il peccato perdeva potere, i rotti venivano guariti. Alleluia. Alleluia. Il Signore sta parlando ad una giovane donna che è qui e che si sente la più piccola in questa sala. E il Signore ti dice, tu sei la più piccola e i miei occhi sono su di te. Proprio perché sei la più piccola. Non cerco montagne d'oro, cerco piccole perle. Vi ricordate il cercatore di perle? Le perle sono piccole. Il tuo valore non dipende da quanto hai studiato. Il tuo valore non dipende nemmeno da quello che le persone hanno detto su di te. Il tuo valore dipende dal fatto che tu hai la mia natura. Che tu sei parte di me. Che io ti amo con amore eterno. E c'è una chiamata sulla tua vita. Tu un giorno racconterai la parola che stai ascoltando qui. C'è una chiamata sulla tua vita. E tu hai pregato, hai detto, Signore, fammi vedere qual è il mio posto. E il Signore non te l'ha fatto vedere, ma ti sta parlando questa sera. Lui non te l'ha fatto vedere, non te lo fa vedere per un semplice motivo. Perché se tu vedessi quello che c'è davanti a te, o non ci crederesti o ti spaventerebbe. Ma la chiamata che hai è molto più grande di quello che tu puoi immaginare. Ed è proprio perché non la senti sulla tua vita. Ed è proprio perché
c'è qualcosa che ti dice no, ma io sono troppo piccola, non sono adatta. È per questo che è genuina la tua chiamata dentro di te. Non sforzarti, sappi solo questo: lui ha cominciato il lavoro nella tua vita, lui lo porterà a compimento. Lui l'ha cominciato, non tu, lui l'ha cominciato, lui è responsabile di portarlo a fondo, non tu. Togliti questo peso dal tuo cuore, amica mia, togliti questo peso della tua chiamata. Il Signore non ti ha mai detto non pazzisci a sopperire la tua chiamata, il Signore ti ha detto cerca me, cerca me, cerca me, e tutto il resto ti sarà dato in aggiunta. Che la vostra vita sia benedetta in ogni ambito, che possa arrivare. So che il Signore ha fatto molto più di quello che le parole di conoscenza sono riuscite a intercettare. Domattina sarà una mattinata di guarigione. La mia preghiera è che possiate vivere questa serata con la dolcezza della parola di Gesù nel vostro cuore. E tutto il popolo rispose: Amen.